Bene, rieccoci qui per un nuovo video. Bene, oggi terza puntata della serie Prendi la vita nelle tue mani e oggi parleremo di ego. Ora, io so che questo è un argomento che, soprattutto quelli che io chiamo i tecnologizzati, no? Quelli un po' più scientifici che si approcciano a questi argomenti, quando sentono parlare di ego, l'ego cos'è? Noi capiamo solo neuroni, programmazione inconscia. L'ego fa, di che stiamo parlando, Fanelli? Per cortesia, questi argomenti spirituali, per favore, non me li toccare. Parlami del neurone che ti cambia la vita. Io lo so già che alcuni pensano così. E sono persone che ottengono dei risultati fino a un certo livello. È molto importante invece affrontare anche argomenti legati a quella che viene chiamata la mente superiore, cioè quella parte di noi più sottile, più energetica, collegata con altri piani, quindi che non è soltanto il programmino mentale, che ha il suo potere, senza dubbio, lo affronteremo anche in questa stagione, in questa serie, però è importante parlare di ego, perché non è il nostro vero io. Cioè, noi quando veniamo al mondo siamo pura essenza, quando veniamo su questo piano siamo un'energia che poi si incarna. Questa energia, a un certo punto, immagina questa essenza che pian piano viene avvolta da un guscio fatto di pensieri, fatta di idee che non sono nostre, che arrivano dalla società, che arrivano dai genitori, arrivano dai media, arrivano dal gruppo sociale, dagli amici e così via. Quindi devi immaginare questo guscio che a un certo punto copre completamente quello che è il tuo vero io, quindi tu perdi contatto con quello che sei davvero, non sai più qual è la tua mission di vita, la tua direzione, perché entri in quella che, come diceva Giorgi Vanucci Gurdjieff, è una specie di trance ipnotica, sei nella trance ipnotica dell'ego. Oggi con me c'è ovviamente Fabio Romantini, sempre all'interno di questa nuova serie, perché ci parlerà del suo punto di vista, della sua esperienza nell'ambito della crescita personale, dello sviluppo interiore e dell'autostima. E io so che lui ha una predilezione su questo argomento per quanto riguarda l'ego. Fabio, che ci racconti? Ciao ragazzi, grazie Vincenzo per l'invito. Cosa penso io? L'ego per me è un argomento meraviglioso, veramente meraviglioso. Quando noi conosciamo tutto ciò che aziona il nostro ego, che non è né negativo né positivo, ma bisogna riconoscere, secondo me, quello che in qualche modo ci sta guidando, e quando noi sappiamo riconoscerlo, allora lì effettivamente hai il controllo. Molto spesso in passato io ero pieno di ego, di rabbia, di voglia di essere preso in considerazione. Avevo proprio fame. L'ego ha sempre fame, sempre, 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 sempre. Esempio, quando tu magari entri in discussione con una persona e perché vuoi esporre la tua idea, entra in atto il tuo ego, quello colui che in quel momento ha fame di imporre magari la propria ragione. E molto spesso, se non lo gestiamo, non lo controlliamo, alla fine questa discussione va a finire veramente male. Avere la capacità di riconoscere ciò che sta accadendo dentro di noi ci permette effettivamente di essere delle persone, secondo me, da seguire, da stimare, da prendere come esempio. Quelle persone che riescono a gestire qualsiasi tipo di situazione. Anche quando le cose magari non vanno secondo come vogliamo noi, se riusciamo a capire cosa ci sta, dove ci sta portando il nostro ego, riusciamo a essere più lucidi e a utilizzare i vari interruttori esistenziali che ci portano a essere delle persone che hanno il controllo, che sono veramente in guida. Questo noi lo spieghiamo ai nostri corsi di crescita personale ed è un argomento veramente interessante. Quando tu conosci veramente il tuo ego, vuol dire che stai cominciando a conoscere veramente te stesso. E l'ego ha tante cose positive, ossia la voglia di rivalsa è ego, la voglia di imporre è ego, ma non è detto che sia negativo o sia positivo, dipende in quale situazione tu lo stai applicando. Oggi ritengo una persona che sa gestire molto bene
l'ego e mi sento una persona molto più serena, molto più tranquilla, molto più felice. Caspita, in ogni situazione riesci a vedere l'altra faccia della medaglia quando conosci queste cose e valuti qualsiasi cosa in un modo totalmente diverso. 20 anni fa ero incontrollabile perché ero pieno di fame, proprio fame, perché l'ego c'ha sempre fame, avevo proprio fame. Esempio, quando litighi con la tua compagna o il tuo compagno, magari insistentemente, perché il tuo ego c'ha fame. Una volta che ti sei imposto, che hai litigato, hai fatto tutto quanto e così via, come ti senti? All'inizio che hai detto la tua, bene, ma facci caso, dopo un po' di tempo che è passato, dopo 2 ore, dopo un giorno, dopo 12 ore, guarda caso, tutta quella fame ti fa tornare un pochettino indietro, ti fa pensare ad alcune cose che hai detto, in modo anche, in malo modo, magari anche cose che non pensavi. E questo è ego. Allora, avere la capacità di conoscersi veramente bene all'interno ti porta veramente a tantissimi, a risultati totalmente diversi da quello che di solito otteniamo in questi casi. Questo è un esempio, ma potremmo fare 1000 esempi, ma come sa Vincenzo è un argomento molto ampio e che ci vorrebbe mezza giornata per trattarlo. Tu come la pensi, Vincenzo, sì, in merito all'ego? Sì, l'ego è un argomento secondo me importante, cioè qualsiasi percorso di crescita personale che si rispetti dovrebbe comunque prenderlo in considerazione, anzi invece addirittura ci sono la maggior parte dei percorsi che ci sono in giro di crescita personale puntano a pompare l'ego, cioè sì, invece di farti riconoscere gli aspetti che sono in realtà distruttivi, perché l'ego può avere anche degli aspetti positivi che possiamo anche utilizzare, no? Perché noi viviamo comunque in una società occidentale dove dire annullo l'ego è pura utopia, però il problema qual è? Che invece di aiutarti all'interno di questi percorsi a dire ok, vado a smussare quegli angoli o addirittura a ridurre completamente quegli angoli che poi sono distruttivi, cioè allora l'ego ha una spinta competitiva, non c'è nulla di male nell'essere competitivi, ma quando la competizione sconfina nell'arroganza, allora sono figo se io distruggo l'altro. Ecco, lui mi ha sfidato, l'ho devastato, piuttosto l'egoismo. Proprio l'egoismo, voglio tutto per me, ecco, questi sono aspetti dell'ego. A volte l'ego è anche il contrario, cioè quelle persone che dicono no, ma io faccio sempre del bene a tutti, però poi, cioè, sono quelli che fanno per gli altri per ricevere amore. Sì. In realtà quello è sempre ego, ma dici però è brava questa persona, vedi, fa per... no, in realtà fa perché pretende poi di avere amore. Se poi tu non ami quella persona, non le dai affetto, quella persona si incazza pure. Ecco, quindi l'ego è un concetto interessante, io ho già fatto dei video su questo argomento, però va sicuramente approfondito. Cominciamo a riconoscerlo, cominciamo a capire che non è il nostro vero io. Per esempio l'Enneagramma, uno straordinario strumento, i 9 tipi, dove ti mostra 9 volti dell'ego praticamente, no? Sì. Quello che vuole essere preciso a tutti i costi, quindi l'ossessivo, quello che invece fa per gli altri per avere affetto, quello che vuole avere successo perché grazie al successo sa che lui vale, se no non vale, anche quello, cioè uno dice no, ma io devo avere successo nella vita perché se no io non valgo, in realtà quella è una trance ipnotica dell'ego, no? Cosa vuole in realtà la tua essenza, il tuo vero io, vuole veramente questo? Infatti cosa succede? Poi la gente quando arriva magari a 70 anni, a 65 anni, quando un po' quella giostra un po' finisce, si rendono conto effettivamente, oddio, però in realtà quello che voglio è altro. E quindi perché aspettare tutto sto tempo? Cominciamo a prendere contatto con la nostra interiorità, sospendiamo il pensiero, no, un po', non dico iniziate a meditare, ma ogni tanto cominciate, ascoltatevi, sentitevi, cioè cosa volete veramente, cioè volete veramente quel programma che vi è stato dato da altri, no? La famosa programmazione genitoriale, sociale, oppure volete un attimo sentire il vostro io interiore cosa vuole? Ecco perché è importante questo aspetto. Fabio? Assolutamente, ci sono alla fine 3 principali guide dell'ego: il confronto, questo bisogno di confronto, Vincenzo, che è veramente negativo quando tu lo usi per confrontarti con gli altri, magari con le statistiche, o addirittura il confronto, ancora più brutto, abbiamo parlato in un altro video,
con il passato, no? Questo qui non è molto positivo, anzi è negativissimo. Invece positivo può essere il confronto con le proprie emozioni, con le proprie magari competenze. Io mi confronto sempre con le mie competenze, dove ero e dove sono arrivato, ma soprattutto mi confronto con il presente. L'altro è la considerazione, come hai detto te, ossia la moglie che fa tutto per il marito, no? Lo serve, lo riserve, lo riserve, ma quello perché ha bisogno di considerazione. E non è una cosa positiva, è molto negativa. Magari un altro ego dove hai bisogno di considerazione è quando usi la violenza, quando esageri sulle cose, perché hai bisogno proprio di considerazione. Un altro ego, Vincenzo, è proprio quello, il bisogno di beni materiali, no? Che devi ostentare. Vabbè, ma qua, questa società qua è così. Se sì, non hai il nuovo iPhone... Se non hai il nuovo iPhone, che non vale niente. Allora, noi ci siamo tutti passati tutto questo percorso, anche da ragazzini, sì. No? Le Timberland, se non hai le Timberland, allora sono sfigato. Io avevo quelle alte, quelle basse, poi avevo i jeans, la uniform turquoise, dovevo mettere gli stivali, c'erano il campero e poi c'erano i Durango, io avevo i Durango, cioè tutte queste cose qui, il giubbotto dell'Ipirex, te lo ricordi? È il charro. Tutte. Poi cosa facciamo? Poi andiamo avanti, no? Adesso vabbè, i ragazzi mi sembra che impazziscono ora per l'Adidas, hanno riscoperto l'Adidas, cioè mia figlia che adesso l'Adidas è ritornata, io l'Adidas, ce la mettevamo noi, ma manco ce la volevamo mettere noi l'Adidas, volevamo mettere altre cose. E poi da grandi, insomma, trasferiamo queste cose su perché mi devo tenere una macchina così, allora mi vado a riempire di debiti perché devo avere la macchina di un certo tipo. Non c'è nulla di male a prendersi una macchina di un certo tipo, però uno poi si deve sempre chiedere per quale scopo lo voglio. Lo voglio per me stesso, perché questa è una cosa che in qualche maniera mi serve, mi è utile per quello che faccio, oppure lo faccio perché la gente mi deve riconoscere, devo dire guarda che figo quello che c'ha. Allora, se la tua autostima si basa su un pezzo di metallo, su quattro gomme e plastica, e qualche problema ce l'hai, capisci? Cioè, allora vuol dire che non hai costruito la tua autostima, non sei in contatto col tuo io, fondamentalmente. Non sei connesso. Sono dei placebo quelli, cioè ti prendi la macchina, il giorno che ti tolgono la macchina la tua autostima se ne va a zero. Il giorno che dici... Caso. Vincenzo, facci caso, queste persone qui che hanno bisogno dell'oggetto, del nuovo, così via, dopo un po' che l'hanno comprato, quindi hanno dato da mangiare al proprio ego, vanno cercando qualcos'altro, hanno bisogno di qualcos'altro e vanno quindi... vivono così. E questo è considerazione negativa di se stessi, proprio. Diciamo che in questa società è anche difficile non entrare in questa trappola. E io adesso un po' meno, perché con questa storia delle quarantene, delle zone rosse, io c'ho sempre tutti in casa da mattina alla sera, però è una grande sfida, e questo fa capire quanto il nostro ego è potente e quanto sia difficile poi gestirlo, ma che è utile però farlo ogni tanto, è staccare un po' col mondo esterno, cioè fare un po' una micro fase da eremita, tanto per iniziare, cioè ok, mi stacco un attimo, 2 o 3 giorni da tutte le dinamiche che ci sono fuori, dal fatto che ho bisogno di sentire l'altro, dal fatto che ho bisogno di avere conferme, dal fatto che ho bisogno, cioè molti vanno fuori di testa, perché l'ego è lì che fa, prendi il telefono, chiama qualcuno, esci. C'ho fame, portami fuori. Però se tu lo affami, piano piano, volta per volta, cominci a sentire che spunta un'altra roba dentro, che è il tuo vero io, che è estremamente più potente, più forte. Esatto. E quando prendi connessione con lui, senti proprio che sei finalmente allineato col tuo scopo. Assolutamente. Ciao. Infatti di positivo nella considerazione ci può essere l'esempio, ossia essendo di esempio con me stesso, dare un affetto magari sincero senza avere niente in cambio, Vincenzo, maggiore consapevolezza, questo è sempre considerazione, ma l'altra faccia dell'ego, molto più positiva.
Dopo ci sono quelli che vogliono invece avere il controllo proprio di negativo, è che sei fermo sulle tue idee e sulla tua propria identità, punto, basta, questa è la mia idea, questa è la mia identità, e questo è ego non proprio positivo. Un'altra cosa è la paura del giudizio, è sempre ego, ossia questa stramaledetta paura che qualcuno mi giudichi, non va bene, insomma, vivi malissimo, proprio malissimo. Sai, adesso guarda, in chiusura di questo video voglio dire una cosa. Un mio maestro una volta mi spiegò una cosa carina, parlo di ego, quindi questa bellissima lezione sull'ego, tutti noi affascinati, maestro dicci di più, maestro dicci di più, no, sai, queste cose un po' da... Poi a un certo punto lui disse: attenzione, perché quando tu a un certo punto lavori sull'ego, lo risolvi e fai, sai, un po' lo riduci, poi a un certo punto ti spunterà un ego ancora più potente che l'ego spirituale. E dice: che è questo ego spirituale? È una trappola dove cascano molti, quelli che io chiamo i guru de noi altri, dove ci cascano proprio con tutti e due i piedi, perché cominciano a dire: io ho ragione, io ho capito la verità, gli altri non hanno capito niente. Esatto. Ci sono di due tipi, quelli proprio diretti, dicono: gli altri non capiscono niente. Esatto. Quello è l'ego spirituale, che però ti irrigidisce. E poi l'ego spirituale più soft, ma io dico la mia, loro dicono la loro, lo fanno più soft, e dire gli altri sono cretini, ma non te lo dici in maniera diretta, sempre ego è. E con questa chicca finale direi che possiamo chiudere qua. Bene, allora finiamo questa terza puntata, e se questa puntata ti è piaciuta, mi raccomando, like, pollicione in su, condividi questo video con i tuoi amici, e se non ti sei ancora iscritto al canale, mi raccomando, iscriviti adesso e clicca sulla campanellina, così sarai sempre avvisato su ogni nuovo video. Bene, un abbraccio grande, un salutone e al prossimo video. Ciao!